Una decina di profughi troveranno ospitalità nel corso delle prossime settimane anche ad Arco. I rifugiati, in fuga dai vari teatri di guerra, saranno accolti, come annunciato nei giorni scorsi, all'interno di alloggi messi a disposizione dalle parrocchie, secondo un accordo che è stato stipulato dall'assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali Luca Zeni e dall'arcivescovo Luigi Bressan. In totale, i profughi che arriveranno in Trentino entro la fine dell'anno e che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti ormai da mesi e che dimorano in appartamenti messi a disposizione dalla provincia e da privati saranno 120. Ad Arco verranno ospitati anche nella canonica vecchia di Vigne. Per preparare la comunità a questa novità, l'unità pastorale del Roma Arzollo ha organizzato ieri un incontro con i direttori della Caritas diocesana e la Fondazione Comunità Solidale, durante il quale è stato illustrato alla popolazione il progetto per l'accoglienza dei rifugiati. Non sono mancati momenti di polemica da parte di alcuni cittadini che hanno fortemente criticato la scelta. In Busa sono già presenti diversi rifugiati. Il gruppo più numeroso è Adrò, che sono riusciti ad inserirsi senza alcun problema. Entro la fine dell'anno saranno pronte altre strutture, ad oggi bisognose di interventi di manutenzione, e situate nella nostra zona, che verranno messe ulteriormente a disposizione per dare una mano a fronteggiare questa emergenza umanitaria. Se ci spiega un attimo il progetto realizzato con la Caritas e quali sono i numeri relativi all'Alto Garda. Allora, la Caritas insieme alla Fondazione Comunità Solidale per conto della Diocesi ha fatto un monitoraggio delle strutture parrocchiali disponibili ad accogliere i rifugiati. Ne abbiamo trovate diverse, le prime le abbiamo trovate proprio qui ad Arco e ospiteranno qui ad Arco una decina di quindicina di persone e poi insieme al resto del progetto gestito dalla provincia ci inseriremo poi anche sulle altre strutture in giro per il Trentino. Complessivamente avremo l'ospitalità per 120 profughi in tutto il Trentino, dalla Val di Fiemme alla Val Sugana, all'Alto Garda, piuttosto che alle Giudicarie. La disponibilità è stata tanta e credo insomma sia una bella cosa questa. Vogliamo tranquillizzare la popolazione su queste presenze? Ma direi che l'esperienza di questi anni ci dice che sono esperienze positive per la maggior parte, c'è stato magari qualche soggetto un po' problematico, ma veramente sono episodi isolati e soprattutto spesso le comunità vivono questo tipo di accoglienza, all'inizio magari con fatica, ma poi con una ricchezza anche culturale e umana che non ha paragoni.